Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Ormai questo è un appuntamento fisso ogni 2 anni. Anticipiamo infatti l'uscita delle nuove release di Studio One, in questo caso la versione 7, e come molti ormai sanno collaboro con Presonus da oltre 10 anni, sia come beta tester sia come localizzazione dell'applicazione in italiano, anche se da questa release c'è un'altra persona che si occupa di questo. È un appuntamento fisso, come dicevo, e quest'anno festeggiamo i 15 anni dalla prima release di Studio One. Presonus anche questa volta ci ha dato qualche cosa di veramente speciale. Come di consueto, è attenta alle richieste che gli utenti fanno nel forum, e questo è un aspetto secondo me tra i più importanti che una DAW dovrebbe avere, ossia ascoltare i propri utenti per poter poi aggiungere le feature che vengono maggiormente richieste. In questa nuova versione 7, come dicevo, abbiamo quindi tantissima carne al fuoco, non vedo l'ora di mostrarvela, ed è proprio quello che ci si aspetta di avere proprio da una DAW nel 2024. Se non vi siete ancora iscritti al canale, per favore cliccate subscribe e attivate la campanella per rimanere subito aggiornati. Questo a voi non costa nulla, a me aiuta tantissimo nella diffusione dei contenuti gratuiti di questo canale. Come sapete lo faccio con tantissima passione, dedizione e supporto gratuito anche attraverso non soltanto il canale ma anche i gruppi Facebook come Studio One, Pro Italy Edu o JGR Edu, sui quali vi invito poi ad iscrivervi per poter discutere dei problemi, delle release, di tutto ciò che riguarda appunto Studio One. Oltre ovviamente ai miei corsi professionali sull'uso di Studio One Prime, Artist e Pro. Perché? Perché in questo caso Studio One diventa un'unica applicazione e quindi ci sarà anche un unico corso. Li trovate subito pronti e disponibili sulla mia piattaforma www.proaudiolearning.com. Trovate comunque il link sotto in descrizione. Chi si iscrive oggi ai miei corsi riceverà il corso di Studio One Pro 7 gratuitamente. Oltre ovviamente alle librerie gratuite che ho raccolto negli anni, alcuni plugin che ci vengono dati gratuitamente per gli utenti del proaudiolearning.com, tra cui anche il Fire Unlimit di Acustica Audio, che è stato disegnato appositamente per JGR Studios, e tantissime song professionali pronte appunto per essere scaricate, missate insieme, lavorate insieme. Sono tutte produzioni reali, quindi tutte song che sono uscite poi sulle piattaforme e nelle distribuzioni anche fisiche dei dischi. Se volete comunque supportare il mio canale, esiste poi un canale Patreon di cui trovate sempre il link in descrizione. Al costo di una birra mensile avrete dei contenuti supplementari rispetto a quelli già presenti sul canale, oltre ovviamente ad un contatto diretto con me e con tutto ciò che riguarda JGR Studios. Grazie quindi a tutti anticipatamente per il supporto e l'aiuto nella divulgazione di didattica professionale nel campo dell'audio recording. Ma torniamo a Studio One 7. In questo primo video analizzeremo nel dettaglio tutte le novità introdotte con Studio One 7, anche se la più interessante è sicuramente l'integrazione con le intelligenze artificiali, che vanno tanto di moda quest'anno. Troverete tantissimi video proprio su questo argomento nel canale con degli ospiti eccezionali, e che vi invito ovviamente a riguardare per capire un po' la situazione sull'uso dell'intelligenza artificiale non soltanto nel nostro campo lavorativo. Come dicevo, troviamo alcuni nuovi algoritmi basati sulle reti neurali che avevamo già assaporato in altri software sempre recensiti su questo canale e che oggi invece abbiamo gratuitamente all'interno proprio della nostra DAW, quindi di Studio One 7, come ad esempio lo Stems Separation, oltre al Beat Detector veramente molto accurato e tanto altro ancora nelle fasi di editing avanzato. Una particolare attenzione, qui troviamo la funzione, è stata rivolta ai Beat Maker.
che troveranno un partner eccezionale con la funzione appunto launcher integrata che stiamo appunto vedendo in questo momento all'interno di Studio One. Launcher infatti è adatto per scrivere, arrangiare e produrre anche dal vivo i beat in modo rapido ed intuitivo, molto più di prima. Chi usa infatti FL Studio o Ableton Live sarà felicissimo di avere questa nuova funzione direttamente all'interno di Studio One. Faremo poi tutorial separati per ogni sezione, quindi rimanete iscritti al canale perché ogni settimana lascerò dei tutorial sulle nuovissime feature e come utilizzarle. Grazie poi all'integrazione con Splice, che si collega poi direttamente al nostro account di Splice, quindi se abbiamo un account di Splice possiamo collegarci direttamente cliccando sopra. Avremo poi accesso a tutti i loop o quantomeno a una gran parte dei loop messi a disposizione da Splice. Io già possiedo un account. Una volta loggato abbiamo poi a disposizione appunto tutte le categorie dei synth o delle vocals e tutto ciò che serve appunto all'interno di Splice. È un'integrazione veramente molto efficace e velocissima per programmare poi anche con il launcher, vedremo. Infatti grazie proprio a Splice abbiamo ora il più grande distributore di loop del pianeta integrato direttamente nel browser. Infine molte delle feature disponibili prima soltanto per gli utenti di Studio One Plus, quindi Studio One abbonamento, oggi sono gratuite all'interno della DAW, quindi integrate direttamente nella DAW, come appunto il Batch Processor che abbiamo già visto in un altro video su questo canale, l'integrazione, l'utilizzo di Lead Architect, che è un plugin che prima era soltanto disponibile per gli utenti di Studio One Sphere, vedremo poi anche come utilizzarlo all'interno dei nostri arrangiamenti, veramente molto interessante, soprattutto per chi poi compone colonne sonore sia per i film sia per i videogames. Abbiamo poi chiaramente l'editor di Presence, che prima era appunto parte dell'abbonamento, e tantissime altre librerie. Secondo me e secondo altri professionisti, da anni Studio One è la miglior DAW professionale presente sul mercato ed oggi mantiene questo standard qualitativo elevatissimo, raggiungendo proprio un nuovo livello di produzione musicale creativa e live performance. Andiamo adesso a vedere le 10 caratteristiche principali del Studio One 7. Quindi ricapitolando, prima novità il launcher che troviamo qui al lato. La seconda novità è la separazione degli stems, quindi possiamo prendere un nostro mix ad esempio e fare la separazione degli stems per avere gli stems separati. In questo caso viene attivata questa finestra e possiamo scegliere se avere i 4 stems principali, quindi voce, batteria, basso e altri strumenti, oppure una base già bounzata senza la voce all'interno. È un sistema comodissimo per poter studiare anche gli arrangiamenti di altri, oltre chiaramente alla possibilità di separare gli stems per poter fare dei remix o per fare appunto addirittura dei mix in surround di brani che invece prima erano stereo. Avete già visto alcuni video didattici che ho fatto su questo argomento, quindi la separazione degli stems per il film Lamborghini che potete vedere su Amazon Prime e per il disco di Valentina Giovagnini che ho recentemente restaurato proprio grazie a questi sistemi. Abbiamo poi degli strumenti interattivi per le scale ed i loop, addirittura la trasposizione globale di tutto l'arrangiamento, un global transposition, quindi l'integrazione di impact, in questo caso per l'editor di note, l'integrazione di Splice browser loop che abbiamo già visto poco fa, il rilevamento avanzato del tempo, e questa è una funzione molto importante ed è sempre ovviamente integrata all'interno della song. Per fare questo basta cliccare e fare direttamente detect tempo, verrà automaticamente riconosciuto tutto il tempo e una volta terminato draghiamo, potremo draggare la nostra song nella tempo map e vederla disegnata direttamente qua sopra. Una evoluzione pazzesca, un aiuto incredibile per i compositori come me che adorano poi lavorare con tempo mobili, quindi con tempo map che si muovono. Abbiamo poi l'instrument CV,
eccolo qua, il CV Instrument, per poter appunto mandare segnali CV attraverso la scheda audio, il supporto integrato di Ableton Link per poter integrare Studio One con Ableton direttamente, e un altro nuovo strumento virtuale che è il Deep Flight One, eccolo qua, molto simile al Lead Architect, e tanto altro ancora che è nascosto all'interno della DAW. Quindi un bel pacchetto sostanzioso di novità, soprattutto creative, per la nostra DAW. Vediamo già chiaramente alcuni cambiamenti nell'interfaccia grafica, ne parleremo tra un po', e anche ovviamente nell'arrangiamento. Come al solito partiamo dal Arranger, ossia la pagina che ci permette di registrare e creare velocemente le nostre song. L'uso intensivo di loop e librerie ha portato, come dicevo, il beatmaking nella sezione degli arrangiamenti, quindi nelle mani di tutti, anche ovviamente dei meno esperti, ossia di coloro che non conoscono le regole dell'armonia, che invece appunto sono tanto amate dai più esperti e che appunto rendono poi i brani unici, diversi appunto da altri. La creazione di song moderne attraverso loop mixing è figlia, come sappiamo, del loop composing degli anni 90, che ha portato poi alla ribalta non soltanto i generi musicali più urbani, come ad esempio l'house o la tecnico, ma soprattutto il rap e la trap moderna. Come dicevo, è un sistema compositivo molto rapido, semplice e veloce, che aiuta tutti nella stesura dei brani. Possiamo chiamarlo proprio un vero sistema di composing moderno. E infatti si integra perfettamente poi con il beatmaking, come vediamo, distribuito da Splice. Quindi possiamo veramente in un modo rapidissimo copiare le nostre sequenze all'interno per creare il nostro beatmaking, prendendo i loop direttamente da Splice. Questo ovviamente può essere poi lanciato da un controller esterno. Il launcher ovviamente è integrato anche con i loop già presenti all'interno delle librerie di Studio One, quindi non soltanto con Splice. Basta trascinare un loop all'interno e automaticamente verrà poi chiaramente adattato alla velocità che noi abbiamo impostato all'interno della song. Qui sopra abbiamo infatti la possibilità, come vediamo, di trascinare poi le parti MIDI, quindi anche i music loop di Studio One. Quindi è un'integrazione tra audio e loop MIDI veramente molto efficace. Abbiamo già parlato di MIDI loop integrazione nelle precedenti lezioni sui video appunto riguardanti Studio One 6.5, quindi vi invito anche a tornare nei vecchi tutorial per recuperare magari delle parti che non avete mai utilizzato. Possiamo inoltre anche registrare direttamente l'audio all'interno delle celle, quindi utilizzare questo come arranger. Appunto, come dicevo, chi è abituato già con altre applicazioni avrà la mano veramente semplificata in questo processo. Chi invece arriva da un approccio più classico come me dovrà poi seguire le istruzioni passo passo per imparare ad utilizzare il launcher come si deve. Possiamo poi trasferire, come vediamo, le celle direttamente nell'arranger allato con un semplice drag and drop, quindi diventa veramente semplice anche spostare i nostri flussi di lavoro tra uno e l'altro. Abbiamo, come dicevo, anche la possibilità di avere un controllo diretto con l'Atom che vedete qui. Ricordatevi che vanno aggiornati sia i firmware dell'Atom SQ sia Studio One Remote per chi usa invece l'iPad per pilotare Studio One. Anche in questo caso le scene possono essere organizzate come playlist. In questo modo possiamo poi saltare da una scena all'altra in maniera rapida, proprio come accade nella parte dell'inspector dell'arrangement. E le scene possono essere impostate come loop infiniti finché appunto non inseriamo un comando di cambiamento. Questo è comodo magari per fare delle sessioni live dove vogliamo una sezione in loop costante e poi dove poter suonare sopra le altre cose fino al momento in cui decidiamo di staccare dal loop infinito. La stessa funzione eventi loop è disponibile ovviamente anche all'interno della nostra timeline, quindi all'interno dell'arrangiamento. Quello che vedete è un arrangiamento che ho terminato da poco per il prossimo album di Vincenzo Incenzo, che uscirà con un singolo il 15 ottobre. Il singolo che state vedendo è proprio quello che uscirà, e dove è stato utilizzato appunto tutte le feature, le nuove feature presenti all'interno di Studio One 7.
Come dicevo, le funzioni, il loop composing è stato ovviamente migliorato anche all'interno dell'arrangement. Vediamo già un piccolo cambiamento all'interno della grafica, diciamo, dell'aspetto della GUI di Studio One, quindi molto più simile questa volta a Logic, a mio avviso, dove troviamo un arrotondamento appunto dei samples, in maniera anche da poterli vedere più chiaramente quando vengono copiati. Ogni campione poi ha all'interno diverse funzioni, quella di looping in automatico per poterlo loopare subito velocemente all'interno dell'arrangiamento. Come dicevo, il detect time che ci dice esattamente a che tempo va. Chiaramente Studio One, una volta trascinato il file all'interno, mette già a tempo con il tempo map tutti i loop che trasciniamo all'interno, anche perché questi poi di Studio One e quelli provenienti da Splice già contengono il loro file tempo all'interno, quindi è semplice poi trasformarli velocemente. In ogni caso, basta cliccare sul file, fare detect time o detect tempo per poter avere subito il tempo del loop e quindi adattarlo subito all'arrangiamento che stiamo lavorando. Quando clicchiamo, come dicevo, all'interno del loop, avremo la replicazione del loop fino al termine della nostra song. È molto comodo e molto rapido per poter comporre velocemente. Questi sono dei loop che ho preso dalle librerie di. Sotto troviamo il Global Transposition, quindi con questo possiamo trasporre tutto il brano nei semitoni che desideriamo direttamente da qui, quindi il Studio One adatterà automaticamente tutte le tracce. Una volta impostato, qui abbiamo poi l'opzione, come vediamo, ho impostato 4 semitoni, qui automaticamente appare Follow Global Transposition di 4 semitoni, quindi nella parte armonica diventa semplice poi spostare i semitoni in alto. E scegliere quale poi dei nostri loop far seguire il transposition. Ovviamente è chiaro che nelle parti di batteria difficilmente useremo il traspositore rispetto alle parti armoniche, però come vediamo è veramente veramente veloce e rapido, più di prima, e questo ci permette di lavorare rapidamente con i cantanti per individuare almeno velocemente la tonalità del brano su cui andremo a lavorare ed avere appunto un transposing in tempo reale mentre sta andando il brano. L'uso del Global Transpose ovviamente aggiorna anche la chiave su cui abbiamo impostato il brano, quindi lo stesso accade poi nello Score Edit, quindi è tutto sincronizzato al Global Transpose. Lo stesso ovviamente accade per la Chord Track che avremo eventualmente creato. Per farla è molto semplice, basta trascinare il file audio sopra ad avere gli accordi già impostati. Come vediamo, se spostiamo poi il Global Transpose a 0, automaticamente vengono aggiornati anche gli accordi che si trovano nella Chord Track. Per poi confermare tutto
tutti i nostri pitch shifting, quindi la tonalità e il transposition, clicchiamo direttamente con il tasto destro sul transpose qui e facciamo freeze global transposition. In questo caso verrà automaticamente congelato l'arrangiamento e liberato un po' il processore da questo compito di pitch shifting in tempo reale. Andiamo ora a vedere le fasi di editing e mixing di Studio One 7. Per lavorare con lo stems separation il sistema è veramente semplice. Trascino adesso all'interno uno degli arrangiamenti che ho fatto, proprio per evitare che il video venga bloccato. Chiaramente posso caricare solo musica che ho prodotto. In questo caso carico il singolo di Vincenzo Vincenzo che uscirà il 15 ottobre. Come vediamo, una volta trascinato il file all'interno, ci sembra mono nella visione appunto piccola. Quando noi allarghiamo poi la finestra notiamo lo stem stereo. Questo è appunto il brano intero, quindi quello cantato, dove c'è appunto tutto. Allora, e chiaramente lo mettiamo al suo tempo, quindi andiamo su tempo, trasciniamo il file sopra, eccolo qua. Guarda come piove, sembra voglia buttar giù i palazzi. Allora, in questo caso andremo su pulsante destro e abbiamo già l'opzione separate stems. Scegliamo di volere tutti e quattro gli stems separati, quindi voci, batteria, basso e altro, un po' come è fatto la separazione degli stems di Isotope RX. Abbiamo già visto questo sistema nel video su Isotope RX che vi invito a riguardare. Facciamo ok, Studio One analizzerà rapidamente la song e attraverso appunto una rete neurale sarà in grado di identificare le differenti parti dell'arrangiamento per poterle poi separare all'interno dell'arrangiamento di Studio One. Vedremo anche che creerà automaticamente una cartella che contiene gli stems all'interno. Questo è un sistema veramente molto comodo, lasciando poi fuori lo stem stereo in mute, quindi versione mutata. Eccolo qua. Guarda come piove. Qui sotto abbiamo, come vediamo, la base, sopra la voce. Il cielo sopra notte. L'amore che graffiava i nostri corpi è già così. Devo dire che è veramente ottimo come sistema di separazione. Sotto abbiamo il basso. In questo caso suonato da Mario Guarini, che ringrazio ancora. Però devo dire che già la separazione dalla voce alla base è eccellente, quindi perfetto per chi volesse appunto creare dei remix dei propri brani o brani di terzi, oppure creare appunto soltanto una karaoke version del loro brano, del vostro brano preferito, quindi all'interno del vostro canale YouTube dove magari cantate brani cover. Chiaramente la separazione stem genera chiaramente i quattro canali separati poi sul mixer. Su other dovremmo trovare, qui c'è la batteria. E questo è utilissimo anche per poter non solo analizzare il drum looping, drum composing di altri appunto autori, ma anche la possibilità di tagliarci dei loop all'interno del brano che noi stiamo appunto separando e quindi creare un ulteriore remix del nostro brano, quindi farla suonare senza la batteria e poter aggiungere poi dei loop sopra. In questo caso è veramente semplice. Andiamo a vedere. Trasciniamo un loop che automaticamente verrà agganciato alla tempo map e quindi possiamo già, lo vediamo, no? Stem separation, a mio avviso una delle feature più richieste, utilissima, almeno per il mio lavoro è fondamentale e quindi non vedevo l'ora che fosse integrata all'interno di Studio One. Andiamo ora a vedere il detect time
avanzato. In questo caso ho trascinato una mia song all'interno della tempo map, quindi la song che io già ho prodotto aveva già al suo interno tutta la sessione di drum mapping, quindi di tempo mapping, e ovviamente non l'ha dovuta ricalcolare Studio One. Ma proviamo a caricare all'interno un brano noto, ad esempio prendiamo un brano di Ariana Grande. In questo caso prendo We Can Be Friends, prendo soltanto la sezione acustica, quindi la versione acustica che ho scaricato da YouTube, lo mettiamo qua e facciamo un detect time di questo brano qui. Quando andiamo a zero facciamo così, detect tempo, lui automaticamente la analizza ed individua subito all'inizio il sync point che vediamo qui, ed è il punto in cui verrà sincronizzato il battere del nostro brano. Poi, una volta terminato, possiamo trasferire il tempo direttamente nella tempo map. Questo possiamo farlo o dal menu con extract tempo to track, e vediamo che sopra già è stato estratto il tempo, oppure prendiamo la traccia e la trasciniamo qui sopra per individuare il tempo. Se la song contiene delle variazioni temporali, quindi dei rallentando, degli accelerando, lo vedremo sempre qui rappresentato nella tempo map. Come vediamo è rapidissimo, velocissimo e forse la versione più potente di questo sistema attualmente presente nelle DAW moderne. Andiamo ora a vedere l'impact. Andiamo a vedere come Impact ora è stato integrato all'interno del Note Editor. La ragione di questo aggiornamento è perché spesso su un computer portatile diventa complicato muoversi tra le varie finestre, no? Quindi se noi abbiamo Impact aperto e dobbiamo poi avere l'editor, il Note Editor, per poter comporre con Impact velocemente, diventa complicato e tedioso passare da una finestra all'altra. Così in questo caso è stato integrato Impact direttamente nel Note Editor. Infatti cliccando qui a destra lo vediamo già rappresentato. Adesso ho fatto un loop veramente molto semplice e possiamo accedere appunto all'editing delle varie parti direttamente da questa sezione. E quindi avere già un editing più rapido delle parti MIDI che stanno suonando all'interno di Impact. Questo è super comodo proprio mentre si sta lavorando, ad esempio la stesura di una batteria, la scrittura, per poter, come vediamo, intervenire sui vari parametri, sui pad direttamente qui dal Note Editor. Andiamo a vedere un'altra integrazione del mixer questa volta, e abbiamo il bus per i multi instrument. Infatti in questo caso, come vediamo, Impact dispone di più uscite, ma ovviamente possiamo utilizzarlo con Kontakt o con Additive Drums, con cui io lo uso spessissimo, e possiamo far collassare direttamente tutti i multi out dalla mixer e quindi risparmiare poi spazio per poterlo gestire meglio. Prima dovevamo accedere qui e attivare gli output e vederli poi apparire sul mixer, così è molto più rapido, più veloce ed è semplice da gestire. All'interno del Note Editor abbiamo diverse altre novità. Abbiamo ad esempio la possibilità di inserire uno scale editor, quindi in base alle scale. Qui abbiamo, eccolo qui, cromatico, ma possiamo scegliere dorico, maggiore, minore, triade maggiore, misolidio, frigio, eccetera, eccetera, o blues, per poter avere delle scale diverse all'interno del Note Editor, muoversi poi anche nella composizione direttamente su delle scale preimpostate. Nella piano view, che è questa che stiamo vedendo in questo caso, possiamo anche adesso nascondere le note che non vengono utilizzate. Questo ci aiuta anche poi nel score editor. Per esempio, se noi alcune note le mutiamo e quindi non vogliamo sentirle, e volessimo poi accedere alla stampa della partitura, come spesso accade, queste note vengono automaticamente nascoste nell'arrangiamento, cosa che non accadeva prima. Infatti dovevamo selezionarle e cancellare, era un po' fastidioso da gestire nello score view. Ci sono poi altre funzioni modificate all'interno del Note Editor, le vedremo poi in un video dedicato esclusivamente a questo. Andiamo adesso a riguardare un attimo
il browser e i contenuti, come vediamo, sono molto più di quelli che avevamo prima. Infatti abbiamo appunto gli instrument, effetti, loop, splice, i files appunto dell'hard disk, cloud, lo shop e il pool. Vi ricordo che possiamo testare Splice gratuitamente per 7 giorni, quindi poi potremo fare o scegliere di fare l'abbonamento. Gli utenti di Studio One Plus possono creare un account Splice ed avere a disposizione gratuitamente 2500 loop e appunto alcuni samples che vengono regolarmente aggiornati. Mentre invece, essendo utenti di Studio One 7, possiamo creare un account Splice Unlimited, quindi accesso completo a tutto il catalogo di Splice, ad un costo veramente molto ridotto rispetto all'abbonamento standard. Il browser questa volta è sganciabile, cosa che non accadeva prima, quindi possiamo staccarlo e mettercelo in un altro schermo o in un'altra sezione del nostro schermo, per poterlo utilizzare liberamente. Appunto, come dicevo, la funzione di Splice è comoda, quindi anche il sistema di caricamento. Un'altra cosa interessante di Splice, come vediamo, è Search with Sound. Noi trasciniamo all'interno un nostro brano o un nostro arrangiamento, lui automaticamente selezionerà più o meno i loop e i samples che possono già immediatamente adattarsi al nostro brano. Questo è molto utile. Anche nella sezione dei list view, quindi quando andiamo su loop, abbiamo la possibilità di vedere più informazioni, quindi possiamo allargare la finestra e vedere tutte le informazioni anche in durata, tempo, eccetera eccetera, quindi è molto più utile rispetto a prima la consultazione all'interno del nostro browser. Chiaramente anche i tag hanno subito un miglioramento, quindi possiamo partire ad esempio su pop, creare dei tag più rapidi analog ed avere a disposizione i loop più adatti a quello che stiamo già lavorando, quindi accedere rapidamente anche ai tools che ci servono durante la fase di composizione. Anche la disposizione dei samples è stata migliorata a livello di catalogazione, quindi è più naturale, quindi avremo il Sign 2 che verrà prima del Sign 10, eccetera eccetera. Questo per una visione anche più semplice e veloce di tutto ciò che contiene il browser. Andiamo ora a guardare un attimo ai nostri instrument aggiuntivi. Abbiamo, come dicevo, a disposizione Deep Flight 1, che è un nuovo instrument. Adesso lo collego alla mia tastiera. Come dicevo, sono tutti strumenti perfetti, programmabili per colonne sonore, veramente molto bello. Chiaramente le librerie sono molto interessanti. Perfette, come dicevo, per i Dimensions Lead, Dimension, gli Hybrid Choirs, molto belli. Ho trovato veramente molto interessante per la creazione di colonne sonore. Tutti i preset sono veramente molto belli. Lo stesso è per Lead Architect che abbiamo nominato prima e che in questo caso viene chiamato Deep Flight 2. Molto più adatto questa volta alla generazione di suoni tipici anni 80. Thank you.
controlli di accesso sono tantissimi, si sente veramente complesso. Quindi abbiamo l'accesso ai tre strumenti che vengono miscelati, in questo caso sono appunto divisi in colori giallo, rosso e blu, quindi è semplice poi poterli appunto lavorare. E ovviamente possiamo anche sostituirli per la creazione di qualcosa di più particolare. Veramente molto interessanti. Io, come dicevo, li utilizzavo in questo, in particolar modo Lead Architect lo utilizzavo già nell'abbonamento Sphere. L'ho trovato sempre molto interessante proprio per la creazione di colonne sonore all'interno dei film. Eccetera eccetera. Il CV Instrument di cui parlavamo prima è utile soprattutto per chi utilizza strumenti esterni che ricevono appunto segnale elettrico, e questo ci permette di integrare il nostro studio ibrido appunto di sintetizzatori all'interno di Studio One. La maggior parte delle schede audio, quelle Presonus tutte quante, sono in grado di trasmettere voltaggi adatti a questo scopo dall'uscita audio direttamente verso il sintetizzatore che riceve appunto il CV in sul pannello. E questo ci aiuta ovviamente a calibrare la cordatura di uno strumento, soprattutto per collegare gli oscillatori esterni e quindi elevare e quindi eliminare, non dico completamente ma quasi completamente, i problemi di pitch drifting che si hanno con i sintetizzatori analogici. Il Presence Editor invece, che prima era disponibile soltanto per gli utenti di Studio One Sphere, lo troviamo all'interno di Presence XT, quindi è qui già all'interno possiamo avere un editor dei samples che andiamo a caricare. Questo ci permette di creare le nostre librerie personali, io l'ho già fatto da tempo, per avere a disposizione i nostri suoni, i nostri campionamenti direttamente all'interno di Presence e poi ovviamente andare in player e utilizzarli con il player. Un'altra grande novità è l'introduzione della compatibilità con i plugin in formato CLAP. In pochissimi conoscono questo nuovo standard di plugin audio, si tratta dell'acronimo Clever Audio Plugin, quindi CLAP. È uno standard open source e viene oggi considerato il sistema più flessibile forse di programmazione adottato da tutti gli sviluppatori e dagli utenti di Unix, quindi Linux. Questo formato non è nuovo, è già supportato da tempo da altri sviluppatori di terze parti come ad esempio FabFilter e UE o Plog, ed è stato integrato completamente all'interno di Studio One. Noi quando andiamo adesso all'interno della scelta dei plugin possiamo scegliere anche di caricare dei plugin in formato CLAP. Infatti vediamo qui sotto che troviamo la scritta CLAP FX, in questo caso ce l'ho sotto Volcano e sotto Pro R2. Il plugin ovviamente è identico, ma è un formato diverso da ciò che avevamo già visto con VST e Audio Unit. Sarà sicuramente sviluppato maggiormente nel futuro, vedremo degli aggiornamenti molto interessanti riguardo questo nuovo sistema di plugin. Alcuni dei plugin all'interno di Studio One adesso includono la funzione di auto gain. Prendiamo ad esempio il nostro EQ preferito, il Pro Q3 di Studio One, e abbiamo la funzione di auto gain. Questo bilancia il gain soprattutto in maniera automatica durante le fasi di equalizzazione. Come sappiamo, noi quando equalizziamo togliamo volume ed energia a alcune parti del nostro spettro sonoro e l'auto gain ricompensa quello che viene perso facendo un matching tra uscita ed ingresso del nostro plugin, e lo troviamo ovviamente all'interno del Pro Q, all'interno del compressore, eccolo qua, Makeup Auto Gain, e all'interno di Channel Strip, eccolo qui, e del mio plugin, tra i miei plugin preferiti, il Beat Crusher
di Studio One. Lo vedremo poi, questo è particolarmente in un video in cui restauro dei nastri audio per computers degli anni 80, 70, 80. A livello di surround, sia il surround delay che l'analog delay sono stati modificati per aggiungere una funzione di controllo di risonanza delle loro curve di equalizzazione. La risonanza variabile aggiunge un po' di colore, diciamo, extra al sound shaping del plugin in generale. Sempre riguardo ad Impact, abbiamo l'opzione Copy Pad, che copia non soltanto il sample, ma anche tutti i parametri associati al sample che abbiamo lavorato sul pad. Questo è interessante perché spesso faccio delle modifiche ai sample all'interno del nostro pad, e quindi è giusto che poi vengano ricopiate anche in altri. Impact infine include le feature di drag and drop dall'interno e dall'esterno, questo accade anche con Sample One. E poi abbiamo un altro miglioramento del workflow, perché possiamo draggare i samples anche verso il pattern editor questa volta, quindi non soltanto verso l'arranger. Un'altra feature è stata quella relativa al drag and drop dell'audio loop verso Impact con l'opzione automatica di slicing, quindi dei samples. Quindi quando carichiamo poi un sample complesso all'interno di Impact, viene automaticamente sliceato, come abbiamo già visto in passato, sui vari pad, e questa volta può essere riportato nell'instrument part e vengono chiaramente suonati come il loop originale, che non viene appunto tagliuzzato. Parlavamo poi del supporto agli strumenti esterni. Questo accade quando andiamo nella sezione di audio. In questo caso possiamo, attraverso l'Event FX, non più soltanto editare con Melodyne e Vocaline, ma questa volta è full compatible, quindi è completamente compatibile con iZotope RX, ad esempio. Troviamo le funzioni qui sopra Event FX, infatti possiamo lanciare un editor esterno come quello di acustica, Melodyne, RipLink, l'RX Spectral Editor di cui parlavamo appunto prima. Infatti lanciandolo viene automaticamente caricata la finestra di Spectral Editing di RX all'interno di Studio One, e questa è una funzione fantastica, richiestissima da tempo, soprattutto dagli utenti di Pro Tools. Oltre a questo abbiamo chiaramente anche il Vocaline Ultra, il RipLink, come dicevo, che ci collega direttamente a RipX DAW, anche questo fantastico. Cliccando all'interno viene lanciato RipX, che ci permette poi di fare lo stem separation attraverso gli algoritmi di RipX DAW, che abbiamo già visto in un altro video sempre su questo canale, che vi invito a rivedere perché è molto molto bello. Oppure, se abbiamo bisogno di un editor molto più complesso, possiamo aprire direttamente la finestra di acustica, quindi audio editor, all'interno di Studio One. Questo ci permette poi di lavorare appunto sulla finestra di editing per fare funzioni molto più particolari che Studio One Editor non contiene, direttamente qui all'interno della finestra di acustica. Vedremo poi altri editor integrati all'interno di Studio One grazie a queste funzioni. Come dicevo, il resto degli aggiornamenti è nell'aspetto grafico, reso più gradevole, più morbido e più semplice rispetto a prima. Alcuni hanno criticato il fatto che sia qui un po' arrotondato, ma a me piace sinceramente. Le funzioni sono rimaste esattamente le stesse, quindi abbiamo soltanto un miglioramento estetico di quello che vedevamo prima. Queste sono quindi alcune delle funzioni principali di Studio One 7. Poi nei prossimi video vedremo nel dettaglio come utilizzarle al meglio e come utilizzarle all'interno dei nostri arrangiamenti, oltre al fatto che, come sappiamo, durante gli sviluppi e durante gli aggiornamenti di Studio One vengono aggiunte altre feature richieste sempre dagli utenti di Presonus. Quindi non finisce qui, vedremo altri video con i vari aggiornamenti. Infatti le varie versioni .2, .3, .5 hanno sempre tantissime feature aggiunte alla release major che stiamo vedendo in questo momento. Come al solito io vi ringrazio tantissimo, sto organizzando anche un seminario su Studio One 7, lo vedremo forse sui miei canali Discord, per cui cercate JGR Studio su Discord e iscrivetevi.
Lascerò comunque il link dell'invito in descrizione e ci vedremo presto per i prossimi aggiornamenti e i prossimi tutorial su Studio One e non solo. Per favore non dimenticate di iscrivervi al mio canale, di lasciare un commento e rimango disponibile gratuitamente sul mio gruppo Facebook Studio One Pro Italy JGR Edu per poter appunto parlare e discutere sulle novità di Studio One e sull'aiuto che magari vi occorre nella gestione di alcune funzioni. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento dei video e lasciate un commento sotto. Per il momento è tutto, ciao, a presto! Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon, che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.